Fanciulli, buongiorno. Quest'oggi giochiamo in casa e quando si gioca in casa, raga, non ce n'è per nessuno. Sono a Torino, ovviamente. Voi sapete che c'è già su questo canale un video su Torino, solo che in quel video mi limitavo a, diciamo, elencare tutte le infinite bellezze della mia città senza di fatto approfondirne neanche una. E questa cosa di per sé è un peccato mortale, cioè qua si rischia di perdere il passaporto sabaudo per una roba del genere. Così, già che passo da queste parti, ho scelto di rimediare. E da dove iniziare se non dalle due principali eccellenze che tutto il mondo invidia a Torino? Sono due storie quelle che sto per raccontarvi, che hanno tre cose in comune. La prima è quella di essere le uniche due attrazioni culturali di Torino che sono stabilmente nella top 10 delle attrazioni più visitate in Italia. E quando il termine di paragone è tutta l'Italia, capite bene che qua non si scherza per niente, siamo nella Champions League della cultura. La seconda cosa in comune è che queste due storie possono esistere e brillare di luce propria al giorno d'oggi solo grazie a un poderoso intervento di finanziamento e investimento sulla cultura del governo, delle istituzioni locali e soprattutto dei fondi europei, senza i quali probabilmente non potrei raccontarvi ciò che sto per raccontarvi. La terza cosa che hanno in comune è avere una storia pazzesca e io ovviamente sono qua apposta. Mettetevi comodi, quest'oggi vi porto al Museo delle Antichità Egizie di Torino e, l'avete già capito, alla Reggia di Veneria Reale. La Reggia di Veneria è stabilmente tra i 10 musei più visitati in Italia, nonché la reggia più visitata del nostro paese, persino più della Reggia di Caserta, nonostante questa sia la reggia più grande del mondo, persino più di Versailles. E pertanto è logico pensare che questo patrimonio immenso sia sempre stato una punta di diamante della storia e della cultura italiana, ma vi stupirà sapere che le cose non stanno assolutamente così. Oggi vedete questa bellissima, candida galleria progettata dall'architetto messinese Filippo Juvarra, perfettamente conservata, con gli stucchi che brillano. Però pochi anni fa, ancora fino al 1997, questo era un luogo di tristissimo degrado, perché dopo essere stata a lungo una caserma, era rimasta abbandonata a se stessa, era stata completamente depredata la Reggia di Veneria. È rinata grazie al grande progetto di restauro finanziato dall'Unione Europea, dalla Regione Piemonte, ed è oggi un luogo di bellezza ma anche di contenuti. Capite bene che con queste premesse non è che una storia del genere te la puoi liquidare in breve. Come sarebbe che questa meraviglia celestiale fosse una caserma, un luogo di degrado e tutte quelle cose brutte? Per capirlo dobbiamo tornare al 1600, quando non solo l'Italia ancora non era unita, ma i Savoia non erano nemmeno dei re, bensì dei comuni duchi. In uno dei drammi cortigiani di questa famiglia, uno dei figli della famosa Madama Cristina decise di voler soddisfare a tutti i costi un suo capriccio. A metà del 1600 il duca Carlo Emanuele II di Savoia decide che vuole costruire una propria reggia personale da adibire a tenuta di caccia. Cerca che ti cerca, individua in questo posto il luogo ideale per costruirla, perché qui c'era la selvaggina, perché c'erano i fiumi, perché c'era la foresta, eccetera. Ma qui non sorgeva nulla, Veneria non esisteva, venne fondata esattamente in quella circostanza, tant'è che il nome stesso Veneria deriva da venor, un verbo latino che indica cacciare, andare a caccia, per cui Veneria Reale venne costruita non soltanto attraverso la costruzione del nucleo principale della reggia, che è quello oggi intonacato di bianco per intenderci, ma anche tutto il borgo antico circostante che venne costruito insieme alla reggia per dare ospitalità a tutta la corte, no? A questo punto la Reggia di Veneria si aggiunge a tutte le altre grandi residenze savaude che circondavano Torino e rimase una semplice tenuta di caccia fino a inizio Settecento, quando la storia di Torino e del Piemonte cambiò per sempre. L'evento che ribalta il destino sabaudo è la guerra di successione spagnola, durante la quale la gloria torinese viene esaltata con la battaglia di Torino del 1706 e quindi col gesto eroico di Pietro Micca. Ma soprattutto, quando la guerra finisce, nel 1713 ai Savoia viene data la Sicilia. E così, da che erano duchi, diventano finalmente re, al pari delle altre grandi dinastie d'Europa. Sette anni dopo, la Sicilia fu poi scambiata con la Sardegna e di qui il famoso Regno di Sardegna. Ma come è noto, da grandi poteri derivano anche grandi ambizioni. I Savoia hanno bisogno di dare una dignità regale alla Reggia di Veneria per competere,
essere allo stesso livello degli altri grandi regni d'Europa. A questo punto viene coinvolto Filippo Juvarra, che è la grande superstar architettonica del barocco qui a Torino, e gli viene commissionata l'ampliamento della reggia. Viene creata tutta una nuova ala, che è quella che oggi è coperta da mattoni rossi per intenderci, e tra le altre cose crea questa bellissima sala che è realmente il simbolo della reggia di Venaria, nonché uno dei capolavori del barocco torinese, ma non solo. La reggia è quindi una creatura con due anime distinte, quella originaria ricoperta di bianco e quella barocca, più lussuosa, con i mattoni a vista. Questa è la stanza principale della parte originaria, cioè quella seicentesca, ed è la sala di Diana. Perché di Diana? Perché in quanto reggia di caccia, diciamo, venne dedicata a Diana, che sta qua in cima, dea della caccia, ma attenzione, con uno sguardo in futuro verso la guerra, in quanto espansione militare, se vogliamo, anche del regno, no? E quindi vi cito un sonetto che dice: per avvezzar gli strali della dea delle cacce a quei di Marte, che la caccia e la guerra è un'istessa arte. Carlo Emanuele questo non lo poteva sapere, ma dopo i disastri dell'occupazione napoleonica... Aspetta un attimo, vai piano. Che disastri? Che Napoleone? Che è successo? Per tutto il Settecento la reggia di Venaria era stata ammirata in tutta Europa, con tutte le dovute proporzioni, era realmente la risposta piemontese alla reggia di Versailles. E oltre alla sua bellezza incarnava pienamente tutti quanti i valori del cosiddetto Ancien Régime. E ovviamente con la Rivoluzione Francese, con l'arrivo di Napoleone in Italia, che occupò Torino, come molti di voi sanno, questa reggia fece particolarmente una brutta fine, più di altre regge, perché era quella più simbolica. Da quel momento tutti gli interni, tutte le opere d'arte presenti all'interno della reggia vengono depredate, spostate, vendute, eccetera, e la reggia viene trasformata in una caserma militare per tutto l'Ottocento e ancora fino al secondo dopoguerra. Altro non è che un luogo per addestrare l'esercito, il quinto reggimento di cavalleria e gran parte dei generali più importanti del regno di Sardegna vennero addestrati qui. Ah, ok, ora ha senso. E quindi dopo Napoleone? E perché vi racconto questa storia? Perché uno deve stare attento a quello che desidera, perché poi un domani si potrebbe anche verificare e non è detto che questo sia necessariamente un bene. Ok, ora che abbiamo anche trovato la morale della favola, siamo comunque a 200 anni fa. Napoleone fa una brutta fine e le monarchie ritornano in tutta Europa. E quindi che succede a Venaria? Ci fu in realtà un brevissimo momento di speranza con la restaurazione, ma a quel punto che cosa era successo? Innanzitutto era cambiato il mondo, non c'era più l'assolutismo monarchico, e poi al regno di Sardegna era stata annessa la Liguria e quindi Genova. I soldi non bastavano, bisognava decidere se o costruire un palazzo reale a Genova, città portuale, città importante, oppure investire quelle risorse per restaurare la reggia di Venaria. Le due cose naturalmente non si potevano neanche paragonare e venne infatti costruito il Palazzo Reale a Genova, che ancora oggi si trova in centro città, e la reggia di Venaria continuò ad essere quello che era sotto Napoleone, cioè una caserma, un luogo per l'esercito, e i luoghi densi di arte che potete visitare oggi erano in realtà un deposito di soldati, cavalleria, munizioni, depositacci di qualunque tipo. Inizia, in poche parole, il vero e proprio crollo verticale di uno dei più grandi gioielli del Settecento. Se tutto questo già vi sembra sufficiente a descrivere quel declino, dovete sapere che in realtà il peggio doveva ancora venire. Arrivano poi la prima e la seconda guerra mondiale e pensate, l'8 settembre del 43, il giorno dell'armistizio, la popolazione di Venaria invade la reggia, inizia a depredarla, a distruggerla, a portarsi via le cose. È veramente il momento più buio di questa reggia, che dopo la seconda guerra mondiale viene completamente abbandonata a se stessa. Per tutto il secondo dopoguerra, dagli anni 50 fino agli anni 90, la reggia di Venaria diventa semplicemente un gigantesco fantasma nel cuore di una città periferica di Torino, di cui nessuno si occupa, di cui nessuno si interessa e che realmente rischia di crollare su se stessa da un momento all'altro. Ogni tanto il governo italiano ci mette una pezza, puntella le zone più pericolanti, ma alcune aree sono già crollate, l'erba cresce dappertutto, le piante crescono sul tetto, piove dentro la reggia, è veramente un disastro di proporzioni cosmiche che piano piano però inizia lentamente a suscitare l'interesse della popolazione. Piccoli gruppi di volontari cercano di spingere per aprirne almeno una parte al pubblico, anche se in condizioni disperate, e poi si arriva agli anni 90, dove le cose cambiano in maniera quasi miracolosa. Perché dico quasi miracoloso? Perché succede qualcosa realmente impensabile per la realtà italiana, e cioè il centrodestra che governava la regione e il centrosinistra che governava il paese si mettono incredibilmente d'accordo per tirare su un colossale progetto di restauro e rinnovamento della reggia, con l'idea che, investendo in cultura e in particolar modo nella rivalorizzazione di questo bene straordinario, si sarebbe creata occupazione, un indotto lavorativo, una rivalorizzazione di un'area che era in crisi per la crisi industriale della Fiat in quegli anni.
E così tra il 2000 e il 2007 la Reggia di Venaria viene letteralmente resuscitata dalla morte attraverso il più grande investimento delle istituzioni in un singolo bene culturale in tutta la storia di Europa. Parliamo di 250 milioni di euro, di cui 200 messi solamente dall'Unione Europea e 50 messi dal nostro governo insieme alla Compagnia di San Paolo. Dopotutto, un diamante come Venaria non poteva che rinascere in grande stile. Il risultato è ovviamente straordinario, si passa dall'avere una catapecchia col tetto sfondato al recupero integrale di tutti quanti gli ambienti barocchi strepitosi di questo gioiello che in brevissimo tempo diventa non solo una delle principali attrazioni di Torino, ma in generale di tutta Italia ed Europa. E voi direte, bon, finita qua, no? Lieto fine. Quasi, perché io fino adesso vi ho raccontato la storia di ciò che c'è fuori, ma tutto ciò che c'è dentro è tutto un altro cinema e ve lo racconto tra poco. Se infatti già ricostruire una reggia è difficile, è forse ancora più difficile arredarla decorosamente, specialmente se sono passati 200 anni da che la reggia venne svuotata. Perché nei secoli del declino tutto ciò che c'era dentro la reggia era stato venduto, rubato, spostato altrove, eccetera eccetera. Questa per esempio è la cappella di Sant'Uberto, che è il capolavoro dello Juvarra, guardate che meraviglia, voi la vedete così oggi, sembra che sia sempre stata così, ma tutt'altro. Sei sicuro che sia andata proprio così? Lei chi è? Mi scusi di nuovo. Io sono la tua coscienza. Ah, sì. Sempre la sempre coscienza. Sempre che intervieni sempre nei momenti meno opportuni. Esattamente. Beh, allora forse tu però me lo sai dire esattamente, cioè tutta sta roba qua c'è sempre stata qui oppure no? Non c'è sempre stata, perché sia dopo Napoleone, ma soprattutto negli anni a seguire, nei decenni, nei secoli a seguire, molte di queste opere sono andate perdute oppure sono andato in diaspora. Sì, però questo, scusa, l'ho già detto io prima, quindi tu mi stai dicendo che alcune... Cioè... Ma per esempio quell'opera, quella tela si trovava all'Università di Torino, nella sala del rettorato. Ho capito, però le statue, però mi pare, loro c'erano sempre loro state. Ci sono state. Le uniche cose che... Loro sono rimaste, sono state però tutte restaurate, così come l'altare, che è stato poi tutto smontato, restaurato e rimesso al loro posto. Ah, quindi tu mi stai dicendo che c'è un misto di cose che sono sempre state qui, che le hanno poi ristrutturate. Certamente. E altre che arrivano da fuori. Arrivano da fuori perché originariamente erano qui. Quindi c'è stato un momento. Ma tutte in cui... quante o alcune? Alcune no, poi lo vediamo. Scusami, però, coscienza. Qua abbiamo detto che avevano svuotato tutto, smantellato, saccheggiato, eccetera, ma tutti sti mobili, sti quadri, ci sono anche dei piffetti qua dentro. Beh, sì, ci sono. Da dove arrivano? Arrivano da varie realtà museali, torinesi, piemontesi, principalmente, ovviamente, da collezioni private, collezioni bancarie, cioè, come quella di Intesa. Hanno riempito qua per dire ti do qualcosa per mettere nella reggia, funziona così? Sì, come quella di Intesa San Paolo, esatto, prestiti, oppure la Fondazione Accorsi, come nel caso di questa sala dove ci troviamo. E quindi altre realtà torinesi che hanno contribuito con prestiti. Sera è stato ricreato un'atmosfera, in questo caso settecentesca, in questo ambiente. Quindi da tante realtà diverse, museali belli, e private. Cioè, naturalmente, dove si è potuto, sono stati recuperati il più possibile gli arredi originali. E in questo senso il vero capolavoro è la stanza di Diana, ossia il cuore del nucleo originario della reggia. Ci troviamo di fronte a un vero e proprio capolavoro di recupero. Questi sono gli originali. Quelli originali del 600. Attenzione, questi sono gli originali. E che fine avevano fatto? C'è stata una diaspora, perché la reggia a un certo punto appunto è stata dismessa a fine 700. Depredata. Però tutte sono state recuperate con un lavoro veramente di caccia al tesoro. Quando questo? All'inizio degli anni 2000. Ah, proprio di recente. Sì, fine 90, inizio 2000 sono stati tutti recuperati, restaurati. È uno spettacolo, cioè tutta sta roba qua è originale. E portati, ricollocati in loco. Tanta roba. Ora, tutta questa storia che vi ho raccontato, per quanto entusiasmante, potrebbe tranquillamente sembrare un grande sforzo fine a se stesso, imprezzisito magari anche dal recupero dei giardini della reggia, che ovviamente agli inizi degli anni 90 erano poco più che una selva oscura e che sono stati ricreati secondo i disegni originali dell'epoca. Ma al netto di tutta questa bellezza, manca l'aspetto più importante di tutto il progetto. Oltre a essere un museo di se stessa, a cosa sarebbe servita la Reggia di Venaria? Dal 2007 nella reggia c'è il grande impegno. Che cosa mettere di contenuti nella reggia? Farne un museo, come era stato ipotizzato, oppure fare mostre? Si decide per fare delle mostre importanti, come quella legata al barocco di recente, o come quella
dedicata al paesaggio in Italia, un'infinita bellezza del paesaggio italiano, dalla pittura romantica all'arte contemporanea, mostra di grandi fotografi come quella di Paolo Pellegrin, curata da Germano Cel. Insomma, la volontà è quella di farne una corte contemporanea, dove si viene per visitare i giardini, per visitare questi luoghi aulici, per ripercorrere la storia dei Savoia, ma anche per vivere delle emozioni contemporanee. Venaria diventa quindi non solo una reggia di bellezza ultraterrena, ma il vero epicentro delle più alte manifestazioni di cultura di tutta l'area di Torino. Proprio come se fosse ancora oggi una vera corte, solamente aperta a tutti e non solamente ai nobili. La gente viene infatti alla reggia per vedere concerti, farsi ispirare dalle mostre, nutrire la mente e l'intelletto, e tra questi, qualche anno fa, c'ero io in prima persona. Quando nel 2007 arrivò la notizia che era per la prima volta aperta al pubblico la Reggia di Venaria, io avevo 22 anni, facevo l'università e come tutti quelli della mia generazione non sapevo neanche che a Venaria ci fosse una reggia, cioè non era neanche nel mio orizzonte, comparve come un extraterrestre su una pagina di giornale. Ma all'improvviso iniziarono ad esserci una serie di eventi qui, concerti, mostre, eccetera, eccetera. In questo posto dove sono adesso, che è l'interno della citroniera, io sono venuto per esempio a vedere la mostra di Steve McCurry, che fu un momento essenziale nella svolta della mia carriera personale, perché si accese qualcosa in quella mostra in cui, insomma, non sto a dilungarmi. Ma perché vi racconto questo episodio? Perché il posto dove sono adesso, che adesso ospita una mostra di pittori sul paesaggio italiano che è di una bellezza rara, credetemi, quando la reggia era abbandonata era un deposito di carri di carnevale, a volte ci tenevano i cavalli in tempi antichi, era veramente il magazzino della peggior specie. Per questo è importante che le istituzioni investano nella cultura, perché se io lo dico così a parole sembrano di quelle frasi così da secchione. Bisogna investire sulla cultura, ma le parole non contano niente. Guardate che cosa c'è intorno a me. Questo significa investire nella cultura. La citroniera e la scuderia sono ambienti in contiguità e laddove la citroniera viene utilizzata per installazioni temporanee, quindi c'è un continuo rinnovamento di bellezza, mostre, cose diverse e stimolanti per la popolazione, nella scuderia ci sono delle installazioni permanenti sulla storia, diciamo, sabauda, no? Per esempio questa installazione con sei cavalli e il re sulla carrozza richiama quell'aneddoto che vi dicevo nel video precedente, cioè la storia dei sei cavalli, che solo il re andava con sei cavalli e gli altri con quattro. Se andavi con sei facevi la figura dell'arricchito, la figura del cioccolataio, no? Se non vi ricordate di cosa sto parlando, c'è l'altro video. Comunque non c'è alcun dubbio che il manufatto artistico più importante, più straordinario presente a Venaria Reale è senza dubbio la barca del Bucintoro, che è di una bellezza che non ci si può non emozionare. Una barca dorata del Settecento, trasportata a mano, cioè tirata a mano da Venezia qua lungo il Po, con le persone dai due lati del fiume che trascinavano sta barca in su. E io, cioè, non ce la faccio. No, devi commentarmela tu, coscienza, sei tu che è l'esperto di queste cose, cioè. Poi hanno bisogno di una imbarcazione che potesse solcare il Po, una vera e propria reggia sul fiume. Una reggia sul fiume, e quindi viene incaricato l'arsenale di Venezia, che all'epoca era il non plus ultra. Realizzavano il Bucintoro. Stiamo parlando del 1730, cioè negli anni in cui i Savoia devono affermare soprattutto la loro importanza regale al contesto europeo. Quindi arriva questa imbarcazione nel modo in cui hai spiegato tu, e soprattutto viene utilizzata per la parata, quindi la corte, il re e la regina, ma la corte in generale, salgono su questa imbarcazione e andavano fino al castello del Valentino. Sì, che davanti era... partivano dall'attuale Piazza Vittorio. E andavano a Castello del Valentino, che era una residenza... Agli imbarchini, ai murazzi, ai tuoi murazzi. E la cosa particolare è che questo gioiello qua è l'unica barca settecentesca rimasta in Italia e in Europa, penso anche. Sì, no? Assolutamente. È l'unica che è sopravvissuta alle devastazioni, eccetera. Fortuitamente. Ce l'abbiamo qua, a Venaria. Ora capite, no? Quello che vi dicevo all'inizio. Tuttavia, la storia più curiosa circa l'ipotetico utilizzo degli interni della reggia è un'altra, che in pochi conoscono, ma che è l'ideale per concludere la prima parte del nostro viaggio. Certo, c'era stata quell'ipotesi molto suggestiva di portare qui il Museo Egizio di Torino e inserire qui le statue dei faraoni. Ma qui vi racconto un aneddoto strettamente personale. Mio padre, che per 20 anni era stato direttore del Museo Egizio, si oppone fermamente a questa ipotesi e vinse la sua battaglia, perché riteneva che il Museo Egizio, nato in via Accademia delle Scienze, nel palazzo dell'Accademia delle Scienze, progettato da un grandissimo architetto
modenese, barocco, Guarino Guarini, poteva accogliere più che degnamente e aveva la storia del Museo Egizio con Champollion che lo visita e lì nasce l'egittologia. E in questo modo Torino non perde forse il suo più importante museo e uno dei più importanti, il secondo museo al mondo. Perché se Venaria è uno dei musei più visitati d'Italia, il museo più importante di Torino e tra i più importanti al mondo resta sempre il mitico Museo Egizio. E dal momento che le Sfingi non si trovano sotto le gallerie di Juvarra, ma nel luogo dove da sempre dimorano fin dal loro arrivo in Italia, è tempo di lasciare la periferia, tornare in centro città e raccontarvi i pazzeschi eventi di tanti secoli fa che hanno reso Torino la madre dell'egittologia in tutto il mondo, ma questa è già un'altra storia.